Appare anche sulla pagina social della questura di Caltanissetta il video in cui si parla di estorsione sessuale, condiviso nella pagina del commissariato di polizia di Stato online Italia. Ci si rivolge alle vittime invitandole a chiedere aiuto, contattando il NUE, il numero unico europeo per le emergenze, cioè 112, o tramite il portale www.commissariatodps.it. Il revenge porn è una vendetta e consiste nel pubblicare foto o video di atti sessuali da parte dell'ex partner, ovviamente senza il consenso di chi è coinvolto. A differenza del sextortion, che è una vera e propria estorsione, il revenge porn è frutto di un impulso di vendetta per la fine di una relazione. Vi consiglio di non avere timore e di segnalare immediatamente sia la persona che vi minaccia, sia il materiale postato senza il vostro consenso. Sempre nella pagina nazionale del Commissariato di Polizia di Stato, nelle ultime ore è stato anche pubblicato un post relativo all'aumento del numero dei minori che sono vittime di sextortion. Molti casi segnalati alla polizia postale. A tal proposito vengono elencati anche i consigli di quest'ultima, come quello di non cedere al ricatto pagando le somme richieste, non vergognarsi e non cancellare le conversazioni e le minacce, parlare con i genitori o con un adulto, segnalare la situazione tramite il portale della Polizia di Stato e chi ha più di 14 anni denunciare anche da soli. Vengono date inoltre delle indicazioni anche per i genitori.